Madonna, ho fatto quanto prima, che è successo? Angelo, meno male che sei venuto, guarda, sono disperato, cioè. Mi fai un caffè? Espressino, espressino. Che è voglio un consiglio, solo tu mi puoi aiutare. Nel limite del possibile. Allora, ascolta, Angelo, dimmi. Una settimana fa torno a casa e trovo la mia ragazza a letto con un altro. Allora, Maria Antonietta. E io sono andato là, scusa, ma che stai facendo? Sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Oh, non mi scocciare, vatti a prendere un caffè. Ma non è finita. Addirittura. 5 giorni fa. Torno a casa e la trovo a letto col falegname. Col falegname. E io ho detto, scusa, ma Maria Antonia, ma mo, cioè, mi sembra esagerare, sto fatto qua. E ho detto, senti, tu non mi devi tediare, vatti a prendere un caffè. Antonio, cioè, non e ho stamattina, paolo... stamattina torno all'improvviso, non se l'aspettavo. Che è successo? Stavo a letto con l'elettricista. No. Maria Antonietta, non ci credo. E ho detto, senti, mo basta, tu mi devi dire che cavolo stai combinando. Cioè, un attimo di... Oh, ho detto, senti, scendi, vai al bar e prenditi un caffè, non mi scocciare. E lui, è stato qua. Sono rammaricato, io... Mi devi aiutare, tu, solo tu mi puoi aiutare, mi devi dare un consiglio, Angelo. Nel limite del possibile. Che consiglio ti posso dare? Cioè, io ho pensato, ma secondo te... Non mi faranno male tutti sti caffè? I caffè?